Senza alcun riferimento alla notizia precedente, saltiamo all'undicesimo premio Riccione. L'iniziativa organizzata dal press agent Renato Morazzani ha radunato un vero firmamento di stelle abbaglianti del mondo dello spettacolo. Bravura e simpatia sono al vaglio. La rinnovata vena del western ha portato tre premi: a Richard Harrison dalla pistola veloce e a Dean Reed, terrore degli sceriffi. È stata poi la volta di un nome meno esotico, Ennio Girolami, ma nel far west italiana ci sta bene anche lui. Per il cinema premio Jean Sorel, venuto con la moglie Anna Maria Ferrero, e a due oriundi, Ernest Borgnine, ovvero dall'Italia all'America, e a Silva Coscina, dalla Jugoslavia all'Italia. Per la TV Maigret Cervi, il premio consisteva in un quintale di tabacco per pipa. Per la prosa 10 con lode all'impegno e al rigore interpretativo di Raffa Ballone. E per la lirica premiata la soprano Giuliola Frazzoni, fanciulla del West, come si vede il western c'entra sempre. Musica leggera, il piccolo Renato Baldazzi, Ugoletta d'Oro 1968, è la mascotte del premio. Leggero anche il teatro a volte, in questa categoria un premio a Raffaella Carrà e uno a Paola Quattrini, in abito marino da sera, leggerissimo, è il caso di dirlo. Infine per teatro, cinema, musica, TV, occhi e lavoro premiato Walter Chiari, il più eclettico di tutti, ma ciò che sa far meglio è sempre lo scapolone.